Ladies and gentlemen, welcome on Science Web Radio. Sta per iniziare e va ora in onda, come ogni lunedì sera, la diretta web radiofonica con Gianluca ed il grande mitico Saius, provvisoriamente i due compari, MM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, su Saius Web Radio e in Saius Web TV nel blog www.saiuswebradio.net. Bene, cari amici web radio ascoltatori, siete in diretta web radiofonica qui su Saius Web Radio alle 22.05 ore italiane. E chi vi sta parlando è sempre il vostro caro Gianluca, qui in www.saiuswebradio.net, che è Saius Network, o Saius Web Network, come il nostro sondaggio sta andando avanti e vorrà dimostrare quale sarà il nuovo nome della nostra web radio, nonché web TV, ecco perché network, o come suggerisco, non mi viene ancora venuta, suggerirei una nostra web network, che è un network nel web, quindi ascoltabile e guardabile nel nostro blog che vi ho appena detto, in cui vi invitiamo ad andare subito appunto in www.saiuswebradio.net, in cui troverete anche la chat con cui comunicare con noi in diretta per questa nostra nuova puntata, consueto appuntamento come ogni lunedì sera o quasi perlomeno, della nostra appunto trasmissione in diretta web radiofonica qui su Saius Web Radio di provvisoriamente i due compari, ovvero MM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali con Gianluca, il sottoscritto che vi sta parlando, ed il grande e mitico Saius, a cui come sempre tra poco passerò la parola. Ed anche questa sera abbiamo con noi il nostro carissimo amico, come dicevo, la nostra new entry, ormai new old entry da alcune puntate, il nostro caro Luca, che è qui con noi e a cui passerò la parola dopo. Eccolo qui Luca, eccolo, grazie del saluto che abbiamo anche questa sera con noi, è veramente un graditissimo, diciamo così, ormai permanente, come si può definire, non ospite ovviamente, ma permanente stazionante compare anche lui ormai, quindi dei due compari siamo diventati tre, anzi avremmo il piacere di essere tre, perché come dicevamo Luca, nominato mio degno successore con la spada sul, sai come si fa con gli scudieri e con i cavalieri sul fianco, dopo ti taglio l'orecchio quando vado su alla Fantozzi, e quindi grande appunto, grande e degno nostro ormai compare d'avventura in questo spazio dedicato un po' a varie cose. Ebbene, questa sera non avremo alcuni ospiti in particolare, appunto della nostra puntata, dopo gli ospiti della settimana scorsa di The Red Touch, questo gruppo che ci è molto davvero piaciuto ed abbiamo avuto il piacere di avere come ospite, che salutiamo, grazie Luca del consiglio e della spinta, che salutiamo, è stato un piacere averli con noi, abbiamo sentito del bel rock, hard rock, heavy metal dalla provincia di Treviso, da Montebelluna, a questo gruppo, grazie anche a Manuel, che è stato con noi e che ci ha permesso di conoscere e di farci conoscere i The Red Touch. Ma grazie anche a Manuel abbiamo conosciuto Roberto di Indie Arts, con cui abbiamo questa collaborazione, e vi invitiamo sempre a visitare questo link che è con Saius Web Radio di indiearts.it. e a proposito di Indie Arts, l'ho nominato perché questa sera il nostro grande Saius ci farà ascoltare, dopo lui ci spiegherà e dirà meglio, in anteprima questo scoop, diciamo, questo nuovo brano di Scarda, questo cantautore dalla zona di Roma che abbiamo avuto nostro ospite ancora diversi mesi fa, ricordiamo la trasmissione del 30 aprile, la decima trasmissione, siamo giunti alla 19ª puntata, tra l'altro come potrete per l'appunto anche vedere nel nostro blog, il www.saiuswebradio.net, in cui vi invitiamo a decidere insieme a noi e a scegliere votando, come vedete appena aprite il blog sulla destra, il nome da dare a questo network oppure appunto a questo web network, perché
è pur sempre una Science Web Radio, una Science Web TV ascoltabile e guardabile nel nostro sito appunto e blog in internet, quindi non via etere o non via digitale terrestre, ma solo qui in internet, come ormai nel mare magnum dell'informazione e di quello che si può trovare in internet c'è anche per Science Web Radio da alcuni anni, grazie a Science. Bene cari amici, vi ricordo che ci trovate sempre in Facebook, nella nostra pagina Facebook con il nome Science Web Radio, quindi digitate Science e staccato poi Web Radio tutto attaccato e ci dovrete trovare facilmente, almeno spero, come categoria di canale radio. Anche lì potrete ascoltare Science Web Radio e anche lì potrete scriverci in diretta web radiofonica durante la puntata di questa sera, puntata che troverete come al solito caricata dal nostro grande Science nel blog, molto probabilmente anche questa sarà caricata come le altre o comunque col link poi disponibile anche in YouTube, dove troverete le varie cose che il nostro caro amico Science carica riguardanti Science Web TV, ma soprattutto Science Web Radio. E in YouTube ci trovate con il nome Science Radio, tutto attaccato minuscolo, e lì troverete le varie cose caricate che poi sono linkate anche nel blog e nel sito. Questa leggenda metropolitana come il nostro grande Luca, amico Luca, che io definisco la nostra punta di diamante, e lui replicherà: diamante grezzo, giusto Luca? La nostra punta di diamante, io intendo culturalmente parlando, anche come ricerca, e poi Saius vi dirà meglio, perché il grande Luca ha anche un blog di cui parleremo anche questa sera, ed è molto interessante sia perché è piacevole da ascoltare, ve lo dico almeno personalmente, al di là magari della amicizia o affetto che mi può legare a questa persona che ho tra l'altro conosciuto da poco, è stato feeling ed amore a primo ascolto, e devo dire che ve lo consiglio, ascoltatelo, perché è davvero interessante tutto quello che ci dice il nostro caro amico Luca, davvero interessante, perché ora ti sento a colpi Luca, forse per questo magari non c'è, io non sento nulla, magari mi hai detto qualcosa e le botte risposte non si riescono a dare in questo momento, evidentemente grazie anche al collegamento Skype, e dicevo appunto ascoltate bene quello che ci dice Luca, perché è davvero interessante, in quanto potete almeno scorgere, per quello che posso dire, di conoscere lo spessore di quello che dice, perché è sempre frutto di una grande intelligenza e soprattutto anche di un grande spessore culturale e di ricerca che c'è sicuramente dietro, perché si sente che non è uno qualsiasi che parla tanto per dire o per far polemica gratuita, cosa che naturalmente non piace a noi, almeno non piace personalmente più di tanto, anche se può sembrare, e quindi vi consiglio di restare ancora in linea con noi ed ascoltare quello che il nostro Luca, parlando anche del suo blog e degli vari articoli, delle varie cose, ci racconterà questa sera. Bene, siamo giunti alle 22:12 minuti e passerei la parola finalmente, come faccio consuetudinariamente di solito, al nostro grande amico Saius, e poi darò i saluti ai nostri amici della Sicilia che, come avevo promesso l'altra volta di rientro dalle ferie, non ho poi avuto modo di salutare, di consigliarvi, di dire quali erano anche un po' i locali e i posti dove ero stato, e anche naturalmente dall'Austria, da dove provengo da poco, ad un festival rock, ma vi racconterò più avanti. È veramente eccezionale, sempre un paese avanti per la musica, la cultura e la civiltà. Sarà che mi hanno sempre trattato bene, mi sono trovato bene, sarà che lì la musica si ascolta bene, con un pubblico caloroso e con decibel decenti, dove si ascolta veramente bene senza rompersi i timpani, e soprattutto la puntualità e il rispetto anche per il pubblico nell'organizzare il tutto. Bene, ed ora la parola al grande mitico, il mio caro amico Saiuz. Ai ai ai, che musica ragazzi questa sera! Gianluca, Gianluca che era così, è così, ti sento carico, sai, sono sei carico, è come avermi messo un manico di scopa, sai dove, e fai le pulizie, diciamo che tu sei carico e a leggere il contrappasso, o meglio diciamo sei giustamente carico per sopperire la mia invece mancanza di carica, e questo volevo dire, tu cronica. Sei moscio stasera, sei moscio. Sono moscio, sì. Sì, sono moscio. No, non sono contento, ragazzi. Innanzitutto, buonasera.
Siamo educati. Ciao, Sayu. Siamo educati. Buonasera. Buonasera Luca, buonasera Gianluca. Sì. Buonasera amici che ci ascoltate. Io sono qua, presente, anche da lontano. Sì, se qualcuno vuol vedere come sono, guarda, mi metto qui davanti alla webcam, può vedermi. Basta andare sia sulla web radio su Justin che sulla web TV su Justin e mi vedono. Ciao ciao ragazzi, io ci sono, bene. Guarda, non ho ancora messo il video, spero no, che no, ma voi non andate in linea ragazzi, non vi mando in linea, non vi preoccupate, avete questo timore, quindi non vi mando in linea. Sto facendo un test con una webcam che c'ha un motore che ruota destra, sinistra, sinistra, destra, va in su e in giù. La sto provando questa webcam, è una goduria ragazzi, è proprio bellissima. Bene, così l'ho messa e ho detto vediamo cosa succede, vediamo se si vede sulla web TV, la web radio, perché no, insomma farci vedere, perché questa trasmissione dovrà diventare anche video un giorno, chi lo sa, staremo a vedere. Noi bene, non Gianluca. Ci nascondiamo dietro un monitor. Ma non vi nascondete, oh yes, non potete nascondervi, perché lo sapete, perché Science con la sua webcam che va su e giù, destra e sinistra, giù sera... e su, sinistra e destra, via ciappa. Gianluca. Ah ragazzi, questa sera Sayuz è carichissimo, non so cosa abbia, naturalmente mi fa piacere perché deve sopperire così alla mia carenza di attività. Cosa hai mangiato? Luca dai, fatti sentire, saluta Luca, dai, che stasera ragazzi, ho bevuto solo birra ragazzi. Ci sono anch'io, qui sì. Nell'ombra come al solito, non disturbo, non sporco, sì. Però allora un saluto a tutti gli ascoltatori e a chi ci vede. A quanto pare Sayuz si è deciso di mettersi in mostra, ai noi, e stasera vedremo un po' di, a parte salutare ovviamente chi è stato ospite della trasmissione la settimana scorsa, grazie Luca, a parte ascoltare nuovissimi brani e che ovviamente ci passano i nostri, chi ci segue, i nostri follower, magari più tardi parleremo anche di qualche argomento di attualità e vediamo un pochino cosa ci salterà fuori, via, così sentiremo i vostri commenti a riguardo. Bravo vuoi Luca, un Sayuz serioso? Come? Un Sayuz serioso lo vuoi Luca? No, era bello, no, era bello, no, il Sayuz prima così. No, io volevo soltanto salutare gli amici di Roma, questo me lo permettete, sì? Di fare? Perché ho scoperto che alle 17 a Chiappale, 17:15, c'è stata una piccola scossa di 3.5 come magnitudo. L'epicentro è stato individuato nella zona dei Castelli Romani, quindi c'è stata questa piccola scossa. Volevo salutare gli amici romani se ci ascoltano, gli siamo vicini, insomma. Questo sì, certamente, un po' per tutto. Fortuna, questa è solamente la parte seriosa, vi abbraccio serio, tutti via. Quanti. Soprattutto te Luca puoi dire qualche cosa che sei nelle zone terremotate, diciamo, in Emilia, giusto? Sì, sì, no, esatto, dico per fortuna guardando le news, le notizie ANSA, vedevo che non è nulla di serio, nessun danno pare, quindi solo un po' di spavento come normale che sia, però per fortuna niente di comparabile con quello successo fino a poche settimane fa qui in Emilia. Per fortuna, veramente per fortuna. No, questa è la parte seriosa, ma lo dovevo, chiedo scusa a tutti quanti, se da un'esagerazione sono passato all'altra. Infatti faccio fatica a starti dietro. Sì? Sì, è un casino, passi da un estremo all'altro e mi preoccupo. Sì. Ma sai com'è, il mio neurone che balla. Naturalmente ci siamo. In questo momento balla il boogie boogie, dai dai boogie boogie, dai 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 dai. Gianluca, cosa ci propini questa sera? Sayuz ritorna Sayuz, ma perché non si sa, ritorna Sayuz. Dai Gianluca, io sono qua. Allora naturalmente dicevo, però Sayuz che ci siamo, io e parlo anche a nome di Luca, ma ovviamente è scontato. A quello che ha appena detto il nostro caro amico Sayuz, e un abbraccio naturalmente a tutti gli amici di Roma
e province dintorni per questo, e mi allaccerei a questo discorso, Saez, per andare subito anche all'aspetto musicale che riguarderà un inizio di questa trasmissione questa sera, visto che siamo in zona Roma. Faccio proprio un link, apro una finestra e diciamo che, tra l'altro, tu, Saez, appunto come preannunciavo prima, adesso ci dirai nello specifico, questa sera volevi fare ascoltare proprio del nostro amico Nico Scarda della zona, sì, di Roma, avevo appunto trovato, per quell'amico. Avevo trovato qualche cosa di Nico, ma non mi ricordo più dove l'ho messo. No, oh, così mi piace. No, l'ho trovato, l'ho trovato, non ti preoccupare. Saius trova tutto, facciamo i seri, dai. No, niente. No, era avevo trovato questo, però scherzoso. Avevo trovato sto brano, no? Perché ho letto un annuncio su Facebook del grande Roberto di Indie Arts, dove ha postato una cosa su Facebook dicendo che Scarda aveva fatto un altro brano, e quindi sono andato ad ascoltarmelo e ho detto: beh, stasera vorrei proporle a tutte le persone che ci ascoltano. Che ne dici, Gian? Ti va bene? Appunto, cioè, che domanda fai? Luca ti ha risposto: certo, anzi siamo contenti perché abbiamo, appunto, dicevo, ospitato Scarda il 30 aprile, come dicevo poc'anzi, cosa che potrete verificare e anche riascoltare se vi va, nel nostro blog in www.saiuzwebradio.net, dove vi consiglio di andare anche per scriverci in diretta in questo momento durante la trasmissione, se volete intervenire e anche poi fare delle osservazioni su quello che il nostro caro Luca ci dirà riguardo gli argomenti che ci ha un attimo preannunciato d'attualità, anche se ancora non sappiamo di che si tratta. Allora ascoltiamo questo brano di Scarda che Saiuz gentilmente ci ha appunto reperito grazie a Roberto di Indie Arts tramite questa scoop, diciamo così. Saiuz, va bene? Volete che lo mando subito? Io direi di sì, visto che sono le 22:21, abbiamo iniziato già da spero quasi che è una ventina bene, di minuti. Ecco, benissimo, andiamo ad ascoltarci. Vai, Saiuz, dici pure tu. Che cosa vogliamo fare? Ve lo dico subito. Allora, di Scarda, questo brano si intitola L'estate passa. Okay? Beh, almeno in italiano, dai. Sì, sì, Scarda è un cantautore romano. E ha fatto te, dei brani, cioè, almeno mi sono piaciuti anche a Gianluca, insomma, sono piaciuti a tante persone. Chiedo scusa, c'ho un po' di tosse perché mi ha dato il fumo di traversa, sto già fumando. E quindi qualsiasi cosa di nuovo che fa l'amico Scarda per noi va benissimo, anche perché l'ho ascoltato e mi è piaciuto, e vediamo cosa dice, perché vedo le tracce che sono un po' bassine. Vado con l'amico Scarda, l'estate passa. E via. Sa se nell'acqua l'ombra è già fresca, il ghiaccio gracchia nel tè alla pesca. L'estate passa, non mi rilassa, ma mi riporta dentro una stanza. E quanto tempo che è passato, io mi sono ritrovato a rileggere le lettere di tanto tempo fa. E non lo so cosa ho provato, ma mi sono un po' staccato da quel senso di angelicità, che in fondo avevo un'altra età. Barche di legno, scende il tramonto, io lo disegno nel bar del porto. La notte bolle e quando riposa, guardo le stelle, poi torno a casa. E quanto tempo che è passato, io mi sono ritrovato a rileggere le lettere di
tanto tempo fa e non lo so cosa ho provato, ma mi sono un po' staccato da quel senso di angelicità che in fondo avevi un'altra età. La 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 la. E quanto tempo che è passato, io non mi son dimenticato, appendo tutto ciò che è stato a scolorire col bucato. La 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 la. Che so che tu già cerebralmente eri. Io devo ringraziare la presenza sempre di Luca, che è un solletico alla corteccia cerebrale, a quella poca materia grigia che mi è rimasta, perché ormai è segatura, quindi è diventata anche gialla, che serve per asciugare la perdita di liquido che ho all'interno del cervello. Non chiedo dove tengo il liquido, quindi sì. Disgraziato, che è sempre un piacere aver Luca qui, che so che dall'altra parte lì è già da un punto di vista cerebrale ci siamo capiti su tante cose e i silenzi dicono più di mille parole. Mentre facciamo qui un po' al tiro al piattello con Saiuz, che questa sera no, ragazzi, mi avete messo in mezzo stasera, siete dei disgraziati tutti e due, sì. Allora, signori, abbiamo ascoltato di scarda. Un bel commento su questo pezzo, non lo diamo? No, sì, abbiamo ascoltato di scarda, l'estate vedi. Passa, quindi dite la vostra che io dico la mia. Oh, grazie Luca. Siete addormentati? No, io dicevo, pezzo un po' sofferente, però di notevole spessore, no? Che dite? Sì, cioè, per me, a me piace sto pezzo. L'ho ascoltato oggi pomeriggio e quando ho visto il messaggio di Roberto, mi sono messo lì, me lo sono ascoltato, cioè, perché è postato su YouTube comunque, se qualcuno volesse andare a vedere. Comunque vada sul link su Facebook, c'è il link di Roberto, di Indie Arts, e se lo può vedere. Cioè, il video, diciamo, un'immagine ferma, non è che c'è un video in movimento, però è la musica che bisogna ascoltare, le parole, insomma, il cantante. Gianluca. Uè, giovane. Allora, io saluto Piero, che mi sta scrivendo, lo ringrazio naturalmente a livello personale, mi sta scrivendo in quel senso, che è il bassista dei De Stasi, gruppo con cui suono, che vi ricordo è stato il nostro primissimo gruppo ospite, lo potrete riascoltare nella appunto puntata dove vi furono i De Stasi, e ringrazio appunto Piero per essere finalmente al nostro ascolto questa sera, mi fa molto piacere di questo. Naturalmente un saluto va anche a Manuel, che abbiamo già citato prima, grazie al quale abbiamo conosciuto Roberto di Indie Arts, e grazie al quale anche grazie Piero che mi saluta. Come ti con saluta, parole Piero? Di amore. Come ti saluta Piero? Come si saluta? No, ciao Piero. No, come ti saluta, non come si saluta Piero. Ah, come saluta Piero, ve lo dirò nella prossima puntata, se Piero L'ABC mi darà l'autorizzazione. L'ABC è saluto. No, ma Piero è forte, è eccezionale nelle sue battute e genialità, poi come insomma anche un vorrei sentirlo però, Piero, lo invitiamo a venire in collegamento se gli va, oppure di scrivere nella nostra chat in www.saiuzwebradio.net, quindi basta venire nel nostro blog, sulla parte destra troverete la chat, scorrendo un po' sulla parte di destra appunto, e vi potete anche inserire e fare quel che volete. Vedo che Piero mi sta già scrivendo ancora. No, Piero. Scrivi in pubblico, perché voglio leggere. Esatto, lo invitiamo a scrivere in pubblico. Capperina, dove ti scrivo? Su Facebook? Su Skype. E lo saluto e salutiamo e ringraziamo ancora Manuel. Dicevo che grazie anche a lui abbiamo conosciuto Roberto di Indie Arts, e poi tutto quello che c'è stato dietro, da Scarda, e poi anche quello che Roberto ci ha permesso di conoscere, fino ai Red Touch, che sono stati gli ultimi. Poi anche il Live e Palazzo Live, che è stato l'evento che Saiuz ha potuto sperimentare su Saiuz Web Radio come primo evento live
facendo questa sorta di festival di gruppi. Naturalmente vi ricordiamo che siamo sempre a disposizione, perché il grande Saius è davvero grande, in questo dà sul serio spazio a tutti con libertà di pensiero e libertà di utilizzo dei propri spazi, sia nel blog che nel... ecco il Piero che ci scrive, grande Piero, che ci si scrive appunto nella nostra chat. Dicevo, Saius con Saius Network, cioè web network, nel senso che col blog e il sito che ha a disposizione dà spazio a tutti, artisti di ogni genere, nel senso sia musicisti, quindi rock band nella specifica, diciamo, sezione mia, ma soprattutto artisti, quindi gruppi musicali e quant'altro, fotografi, scultori, pittori, perché no, disegnatori, poeti, scrittori, lettori, attori, qualsiasi cosa voi vogliate, Saius ve la dà a disposizione, quindi anche per venire ospiti nelle nostre puntate. Ciao Dennis, ti saluto, e naturalmente che ti vedo qua in chat, Dennis che ci scrive ciao ragazzi, e naturalmente, dicevo, ringraziamo tutti coloro che ci stanno scrivendo, che ci ascoltano anche dall'estero, ricordiamolo caro Saius che te lo dicevo prima, e ringraziamo i nostri connazionali soprattutto, perché ovviamente immagino ci ascolteranno le persone. E voi sapete chi ci sta ascoltando adesso tramite il blog? Vai Saius. Beh, in questo momento ne abbiamo 22 dall'Ucraina. Dall'Ucraina, grandioso. Dalla Federazione Russa, 12 dagli Stati Uniti, 2 dal Regno Unito, 1 dalla Colombia, 1 dal Giappone. Vai Luca. Sono vai, Luca, che sta vincendo qualcosa. Singleton questi. Esatto, infatti. Esatto. Quindi infatti grande Luca, stavo per dirlo che questo è grazie ai Singleton, che è un gruppo strepitoso, ricordiamo l'intervista notevole, che abbiamo fatto con Alina. Notevole, notevole, veramente. La trasmissione dell'11 giugno. Scusami l'interruzione. Vai, vai. No, dicevo, Alina mi piacerebbe vederla proprio in diretta. Sarebbe bello sì, però dobbiamo parlare in inglese. Dai Luca, di la tua. So che sei lì che fremi, devi dire qualcosa sull'inglese, Saius, lo so Luca, ti prego. ti chiamo in pausa. Fai due risate perché... ancora con l'inglese? Ci ho provato con un in inglese. Ma scrivi bene in inglese, io facevo la traduzione su Google traduttore, no? Traduttore di Google. Se puoi scrivere in italiano, così lei scrive in italiano e io scrivo in inglese, perché volevo sapere una cosa sulla web radio. Aveva scoperto la web radio, però lei non sapeva parlare italiano, io l'inglese sapete benissimo che sono. Beh, neanche ucraino sapevi parlare. E insomma, alla fine ha detto: oh, andiamo su Google traduttore, ci siamo scritti e ci copiavamo i messaggi così e facevamo la traduzione e postavamo qui su Skype. Perché è una persona che ci ha scoperto, come sai, cioè, viene dalla Georgia, negli Stati Uniti, questa persona. Pensa, ha ascoltato Sai su web radio e mi ha chiamato su Skype. Purtroppo ho detto, dirò a Gianluca, insomma, che qualche volta le tue, diciamo, performance in inglese, insomma, le puoi fare, perché vedo posso che c'è. Posso che andare? Vai Gianluca, dai, fammi una performance. Dai che il cane scalpita, che dopo questo weekend su in Austria l'inglese io purtroppo l'ho dovuto parlare. Il nostro Gianluca austriaco, ragazzi, stasera. Wow. Sì, vi farò vedere anche i filmati di questo festival che sono andato a vedere, eccezionale. Ne ho molto visto bello, uno, è tutto porno, eh? Cioè, secondo me hai sbagliato il filmato, mi ha mandato un filmato porno. Quindi... no, no, ma non è per me, è per un mio amico. Gian, dai, vai con le performance. And so we wanna thank you very much, ladies and gentlemen. You're listening to Saius Web Radio. We wanna say hello to our friends from Ukraine, where the Euro 19, che cazzo dico, the Euro 2012 has just finished with Spain that being, che hanno vinto gli spagnoli, ragazzi, with the team Spain that won the tournament. And we want to thank you very much for coming here and listening to Saius Web Radio in our blog that is www.saiuswebradio.net. If you want to write down everything you want, you can do it on our blog, or if you want to write down in our chat
live, you can write in our chat. We are waiting for you. You can also listen us to our Sayus Web Radio Facebook page. You can go on Facebook and try to find us on this kind of network, social network, and you can find everything you want there, and you can write now here live on stage if you want. And we want to thank you very much, Alina by Singleton from Ukraine, Kiev, that we love so much because we interviewed them, and she's so kind, she's so nice, and we love the music that they play, and we love everything they do. And they open with a concert, the Euro 2012 this year, so we are so happy for them, and we can and we could and we want to support them. Bene ragazzi, dopo aver abbaiato abbastanza con Vinci Sayus, vi ringraziamo. Questa, qui, per... dopo, questa volta io lo dico in italiano. Allora, Mary, si chiama Mary la ragazza che dicevo prima, e facciamo, sì, cioè giovane, c'è 26 anni, e Mary, questa dedica fatta da Gianluca, non so che cosa abbia detto, è per te, spero che mi ascolti. Che ci stai ascoltando, e che se vuoi, insomma, puoi venire anche in radio se non hai problemi. E anche a te, Josie, ok? Questo è anche per te. Vai Gianluca, dagliela. Dagli con le performance. Ok, ottimo. Oh, c'è anche Robby di Indias che giustamente mi prega di non parlare più in inglese, e lo ringrazio perché ho già fatto sfoggio del mio inglese. Che basta. Invece c'è Piero, invece c'è Piero che vuole un Sayus in inglese. Aspetta un attimo che apro il traduttore, Google Traduttor, www.google.kito.com. Robby dice che scherza, però Piero no, quindi lo vogliamo sentire Sayus in inglese. Beh, dovete prima farmi andare su Google e poi dopo o su Google. Beh ragazzi, ho visto i Doors live, non li avevo mai visti, eccezionali, e devo dire strepitoso come sempre l'Austria avanti per i concerti rock, questo festival straordinario. E naturalmente vedere i Doors dal vivo con il vecchio chitarrista e tastierista ormai settantenni e con il sosia di Jim Morrison, uguale anche nella voce soprattutto, oltre che nell'aspetto fisico, è stata una forte emozione. Poi come è iniziato il concerto, come ben sapete, ladies and gentlemen from LA, California, The Doors, e ti vedi comparire questo pezzo d'uomo. Ai ai ai, bello bello. La muscia, bello. Però va bene lo stesso. Ecco, dai, Sayus, allora com'è andata no, con l'inglese? Non c'ho Google, quindi non posso momento. Però vi riprometto che durante la serata qualche cosa in inglese lo dirò. Per il momento possiamo fare una cosa molto bella, mandare un bel brano. Io diressi di John Russell, giusto? Vedi che John Russell, esattamente, lo so dire, per John stare Russell. Che cosa vuoi sentire, John Russell? Sweet Dreams? No, di John Russell facciamo tu, che ascoltare, facciamo? Ditemi. Sì, di John Russell appunto è un po' in tema, anche così mi permetto di dire, con Scarta, che di cui abbiamo fatto ascoltare prima, grazie a Roberto di Indie Arts, questo scoop che Sayus ci ha fatto sentire, questa canzone di Scarta, e direi che dopo aver fatto ascoltare il primo brano di Scarta stiamo un po' in tema, abbastanza non solo soft acustico, ma non solo. Sentirete questo John Russell Band con il primo brano dall'album Sweet Dreams, e questo artista che ho trovato appunto ancora mesi fa, e ne ho altre band da proporvi, da ascoltare, e che ascolteremo magari nelle prossime puntate. Questa sera, vero Sayus, visto il mio essere un po' giù, abbattuto, abbacchiato, depresso, triste e quant'altro, quindi non ho messo cose rock, hard rock, tendenti al metal, che ci tirano su di morale, ma una cosa un po' più tranquilla e soft, che potrebbe magari forse rispecchiare il mio umore sotto i calcagni, giusto Sayus? Tu che dici? Yes, mister. Yes. Dimmi il titolo che lo mandiamo, dai. Allora, cari amici, come al solito, come notate, promuoviamo sempre gruppi, anche che non ci chiedono di essere promossi, nel senso non ad andare dalla prima alla seconda, quindi cambiare classe. Anzi, non vogliono neanche proprio. Anzi, esatto. Ci chiedono di non essere promossi perché... Grande, grande Luca, come sempre. Ci tengo, la reputazione.
se non ci fosse Luca veramente che ci dà questa spinta in più. Grazie Piero, grazie a Roby che continuano a scriverci, basta che, la, che non no, mi facciano ridere. Continuate Piero, dai, scrivi. E dicevo per l'appunto che come vedete facciamo ascoltare musica di gruppi che andiamo a ricercare. Oh, ma il titolo è no. Esatto, e ricerchiamo e naturalmente facciamo ascoltare. Quindi se voi vorrete promuovere la vostra musica qui su Sites Web Radio, come ricordiamo sempre, potrete venire sempre come ospiti qua nelle puntate dei lunedì sera, oppure contattare, adesso ve le faccio avere, ve le dico subito che ancora non le abbiamo dette, contattare Sites o me anche personalmente alle nostre caselle di posta elettronica che sono info@sites.com oppure gianluca@sites.com, tutto @sites.com, info e Gianluca. Ci contattate e noi saremo ben lieti di avervi come ospiti e promuovere la vostra musica. Inoltre vi ricordo che stiamo ricercando, nella fattispecie sto ricercando e selezionando delle rock band che vogliono far parte di una trasmissione televisiva che prossimamente farò, e naturalmente anche dei locali dove queste anche rock band si esibiscono che vogliono farsi pubblicità e sponsorizzare tale trasmissione, ovviamente non solo per la trasmissione televisiva come già detto in precedenza, ma anche e soprattutto per Sites Web TV e Sites Web Radio, poi in collaborazione anche con Roberto di Indie Arts, per fare ovviamente quello che già facciamo qui ma ampliando il nostro palinsesto. Poi vi ricorderemo anche la nuova trasmissione che sta andando in onda su Sites Web TV del Riccio Incazzato i venerdì sera, quindi oltre a questa diretta dei lunedì sera alle 10, la diretta dei venerdì su Sites Web TV con il Riccio Incazzato e poi tutte le altre cose che stanno bollendo in pentola e che Sites tra poco vi illustrerà. E dopodiché parliamo di Luca che ci racconterà le sue cose e anche del blog di Luca e cosa troverete in settimana. Vai Sayus, allora adesso ascoltiamo questo gruppo che vi consiglio, vi voglio far conoscere, che si chiama John Russell Band con il primo brano dell'album che è Sweet Dreams. Ma te l'avevo detto prima e non mi hai voluto mandare il primo brano, ma sei un disgraziato. Vai col primo brano allora. Muscimo dai, muscimo classici. Buon partita. Dismiss the comedy. It's a fading light that guides you down that road. Sweet tongue, sugar and spice, beautiful your toes. Cry.
Bene bene cari amici, ed eccoci di nuovo in onda con Saius Web Radio. Sono le 22.44 in questo momento, avete appena ascoltato un brano che non mi ricordo più il titolo, di John Russell Band, abbiamo ascoltato Sweet Dreams. E adesso una cosa molto bella, voglio accontentare Gianluca e Luca, Gianluca e Luca, Luca e Gianluca. Love you guys, listen to me. Oh, oh, oh. Cosa ho detto? Ho detto. Ho Shakespeare che si sta rivoltando nella tomba. Disgraziatelo, sei un disgraziatelo. Sei proprio un disgraziatelo. Cioè, io faccio uno sforzo sovrumano col mio unico neurone a leggervi queste due parole in inglese e voi mi trattate così. Siete una manica di disgraziatelo. No, ma ci mancherebbe. Piuttosto, Saius, cosa diciamo di questo artista? Vai, raga. Cosa hai detto? Dicevo, Piero, cosa diciamo Piero, di questo artista? Piero, che ha fatto Piero? Piero, cosa c'è, Piero? Dimmi. Wow, che è wow? Ah, applausi, che è? Ah, wow, sì, sì. Wow. In inglese, ah, Rosa. Applausi, perché no, per il mio inglese applausi. No, è per il mio inglese, insomma. Io ho detto semplicemente, se qualcuno l'ha capito, bene ragazzi, ascoltatemi. Oh, l'ha tradotto così il traduttore, eh? Fata vobis, che io faccio il miss. Dai, allora, Gianluca... Un'altra stronzata, ho detto. Vai, Saius, non farti demolire da quei due, dice Spiero. Leggo. Sei grande, ti ringrazio. Roberto... Appoggiatemi, ragazzi, appoggiatemi, non la faccio più con questi due. È Roberto, un grande come sempre, nel suo posto. Saius, poi a te. Vedo che la webcam sta facendo il suo effetto. Bene, dai, torniamo in due. Mi ero dimenticato, aspettate che faccio la ola sulla webcam. Ola! Sulla webcam ho fatto la ola, così mi hanno visto. Gianluca, dai, vuoi parlare, se no? Sì, cosa volevi? Allora, parliamo un po' della Sicilia, dai, dove sono stato in ferie l'altra settimana e dove, appunto, poi la scorsa puntata, purtroppo, chiedo scusa magari agli amici della Sicilia, non ho citato nulla, come avevo promesso che avrei fatto, perché naturalmente non c'è stato modo, visto che appunto gli ospiti erano in realtà, cioè non volevo togliere spazio a loro, non mi sembrava anche poco carino nei confronti loro, poi anche di Manu che ce li aveva presentati e portati, essendo presente anche lui in trasmissione. E quindi non c'è stato modo di dire nulla. Però appunto vi dicevo, splendida Palermo, come al solito, che ho trovato fantastica, anche, vabbè, io era da... diversi anni che non andavo, quasi un ventennio oserei dire, e l'ho ritrovata fra virgolette ripulita e sempre splendida nei propri monumenti, nella cattedrale, nelle varie chiese che sono fenomenali, eccezionali e formidabili, piene, intrise di cultura. Dicevi, Luca, scusa? No, tutte chiese, casa, casa e chiesa. Ecco, pareva, io speravo fosse Luca, invece era Saius quella battuta. E così, insomma, no, lì Luca in corso in Vittorio. Silenzio, Luca. Vedi? Si parla Luca di religioso silenzio. Silenzio. Ero catturato dalle parole di Gianluca. Come Saius, hai rovinato tutto. Chiedo. Sei un disgraziato pure tu. Giustamente Piero dice quanto avrà mangiato la Palermo e la scommessa. Allora Piero, l'ho visto. Sì. Cazzo, c'ha una panza, guarda che ingrossata la panza, che non ti dico, il resto non te lo dico, ma la panza è pazzesca. Vabbè. No, sì, sono naturalmente, rispondendo anche a Piero, Manu aveva scommesso quanti chili ero ingrassato in Sicilia. Sì, sono ingrassato qualche chilo, però dai, la struttura rimane quella. Ecco, e Roby giustamente dice che ci sono spariti i confini palermitani. No, è arrivato l'anno, seriamente. Non riesco ad andare avanti. Scusate, perché ho due disgraziati tra Piero e soprattutto il fuoriclasse di Roby di Indie Arts. Che... disgraziati. E dicevo appunto, Palermo è splendida e tra l'altro...
20. E tra l'altro, appunto, in corso 20, in corso Vittorio Emanuele, corso che dà poi dai quattro canti. Naturalmente, chi è a Palermo la conosce, può ben apprezzare, e va verso appunto la cattedrale. Lì c'è un negozio che saluto, tra l'altro, naturalmente, che vende cose tipiche siciliane. E lì ho preso anche un CD con tutte le tarantelle, appunto. E vorrei mandarle anche Saiuz, che sono anche cose divertenti. Però ricordo che Saiuz Web Radio, come dicevo anche al negozio di cose tipiche siciliane che trovate andando dai quattro canti, andando verso la cattedrale di Palermo, stupenda la cattedrale vista da fuori, è una cosa eccezionale. Prendete la cartina, andate verso Corso Vittorio Emanuele, prima di giungere alla cattedrale, sulla sinistra troverete questo negozio di cose tipiche siciliane con quel gestore, lo ringrazio, che mi ha permesso di lasciare i miei soliti bigliettini di Saiuz Web Radio, e gli avrei anche promesso che l'avrei appunto citato, non solo lui, e anche e soprattutto, vabbè, ho comprato questo CD che non so se potremo mettere qua su Saiuz Web Radio, come già avevo detto, e, perché ovviamente, ricordalo pure tu Saiuz, non siamo... E non sei una radio, una web radio, web TV che è sotto SIAE, ma sotto licenza Creative Commons. E ti passo la palla per spiegare anche ai nostri amici di che si tratta, specie per chi ci sta ascoltando magari per la prima volta. Insomma, mi costringe a fare il serio, vabbè. No, Saiuz Web Radio, beh, come tra virgolette politica, ha scelto la licenza Creative Commons perché, secondo il mio modestissimo parere, è la massima espressione di democrazia questo tipo di licenza. Mentre SIAE non è democrazia, anzi io proporrei l'abolizione della SIAE se fosse possibile, perché gli artisti guadagnerebbero molto di più se non ci fosse la SIAE. Però non voglio entrare nel merito della discussione, perché ne abbiamo parlato in una trasmissione venerdì scorso con Rizzo Incazzato, appunto, sulla SIAE, che addirittura insomma un 30-40% di impiegati assunti alla SIAE sono tutti imparentati tra di loro, insomma. Quindi puoi immaginarti come sa. E queste sono notizie prese dalla rete, prese da Facebook, dai giornali, non è che le sto inventando io in questo momento. Però lasciamo stare. Ma questo tipo di licenza, la Creative Commons, è la massima espressione di democrazia, quindi ci dà l'opportunità all'artista, l'opportunità di distribuire il suo brano gratuitamente. Però ovviamente noi diciamo sempre, ok, se il brano vi piace, se l'artista vi piace, mandargli un obolo, comprargli il CD, comprargli le canzoni, si paga anche tramite PayPal, si può fare benissimo, quindi non ci sono grossi problemi per questo. Io con David Rovix degli Stati Uniti, questo bravo cantautore folk, per esempio, lui vive e fa tantissimi concerti all'estero anche, eppure lui non è iscritto a nessun gruppo, diciamo, tra virgolette, tipo come la SIAE, e lui solo sotto licenza Creative Commons, e vive tranquillamente con questo tipo di licenza e va avanti, anzi, lui soprattutto si sponsorizza molto con i concerti. Benissimo, lasciando stare questo. Sì, Luca, va bene Luca che mi dici che la SIAE colpisce ancora, ma lo so che colpisce ancora, ci controlla sempre, la SIAE è sempre in giro ad ascoltare Saiuz Web Radio, perché più di una volta mi ha scritto dicendo ma sembra che quel brano non abbia i diritti delle licenze Creative Commons, e io gli ho mandato tramite la FEMI, l'associazione, gli ho mandato il tra virgolette, perché nei brani zipati ci sta la formuletta licenza SIAE, la 2.5, 3.0, perché viaggia sotto questo tipo, insomma, sotto questo tipo, come devo dire, insomma, sotto questo tipo di descrizione nel brano, quindi non ci sono problemi. Ovviamente io non è che disdegno i cantanti che sono sotto SIAE, per l'amor del cielo, insomma, ci sono degli ottimi cantanti. Però alla fin fine sono pochissimi quelli che guadagnano veramente a quei livelli, insomma. Per il resto mi sta bene così. Bene. Mi voglio fermare qua perché vorrei dare la parola a Luca. Luca, sì. Aspetta che Roberto mi sta passando un brano. Roberto, dopo mi dici Cusalex sto brano, perché non riesco a scaricarlo, Questo era per i nostri ascoltatori. Dice che il file non è disponibile, Roberto. Ok, Luca, io vorrei darti la parola prima che Natalia, il mio cane qui abbaia, continua a abbaiare perché mi sente, abbaia. Cioè, gli sto sulle ziribibbole. Natalia, se qualcuno sente, è il cane che insomma ogni tanto vuole intervenire anche, è una lei, insomma, una cagna, vuole intervenire in trasmissione.
Vai, Gianca, dai. Volgo l'occasione, visto che tu non lo fai, sto guardando la chat, non so se l'hai notata, e mi stavo un po' sbizzarrendo. E stavo guardando, infatti è tremendo, guarda, mi sto ribaltando da ridere per quello che scrivo. Ma mi diceva Roby. Saluto e torno subito. Dove vai? Dice Roby che non sei su Skype, può essere? No, io sono su Skype, come sono su Skype? E infatti, allora... Okay, no, no, lo sto scaricando il brano. Aspetta un attimo, Roby, adesso lo devi dire a voce, Ti tiro dentro e mi dici a voce. Dai, Roberto, accetta la chiamata. Luca, parla tu per il momento, mentre Roberto accetta la chiamata. Allora, nel frattempo che aspettiamo Roberto, vi anticipo quello che adesso andremo un attimino a dibattere per qualche minuto, tornando, diciamo, alla serietà. E parleremo un pochino del blog Guardiamoci le spalle, che per chi non lo sapesse affronta periodicamente argomenti più o meno seri su quelle che sono quella che è l'attualità, le truffe, la disinformazione e quant'altro. E ho trovato in questa settimana diversi, tanti a dire vero, troppi argomenti interessanti. Ovviamente non è che ne possiamo parlare tutti, ne parliamo giusto uno perché è quello un pochino di rilievo nazionale, via. Dopodiché poi magari sentiremo anche i vostri pareri, giusto Saiz? Giusto, giusto. Roberto è connesso? No, non ancora. Va bene. Sono qua. E allora Saiz, magari se vuoi inizia a parlare un pochino, anticipo quello che magari adesso andiamo a sviscerare, se certo, ti va. Certo, no, no, Gianluca, ci sei? No, Gianluca mi sei un attimo assentato, ma vabbè, tanto alzate il ditino come in classe, sì. Dai, è andato a fare uno spettino, dai. Allora, in pratica, no, niente di particolare. Come dicevo, argomenti purtroppo ne ce ne sono veramente tanti. Ho guardato quello che aveva più rilievo, perché l'ho visto anche sul in radio, scusa, in TV, che sarebbe lo spot della Fiat. Mi sono lasciato trasportare dall'ultimo spot della Fiat, sai, non so se l'hai visto, sì, sì. Quello che dice che sulle nuove auto acquistate dicono che per 3 anni paghi la benzina 1 euro, benzina e diesel, non so se l'hai seguita. Sì, basta leggere quello scritto in piccolo per capire qualche cosa. Sì, no, ma a parte quello scritto in piccolo ho analizzato un pochino la situazione più da vicino, considerando che io la macchina già ce l'ho, però cercare di divulgare l'informazione non è mai sbagliato. Cosa ho scoperto? Ho scoperto che innanzitutto la Fiat personalmente mi sarebbe fatto una bellissima mossa dal punto di vista del marketing, perché in una fase del mercato come questa, in cui l'auto riscuote... Scusami un attimo, non riscuote più... Luca, ci sei? Sì, vedo Roberto, sono qua. No, c'è Piero che dice che ti ha attaccato il portatile alla TV, ti ascolta tramite la TV, dai, vai. Vai Luca, volevo sdrammatizzare un attimino la situazione, vai. No, infatti, no, stavo dicendo, quindi vi sento a singhiozzo, quindi io vado avanti come di consueto. In pratica, cosa è accaduto? La Fiat ha fatto un bellissimo spot pubblicitario, una bellissima, come si dice, economia manovra di marketing, in cui praticamente ha puntato sul problema del carburante, nel senso che il carburante aumenta sempre. E quindi cosa hanno pensato di fare? Giustamente, cioè in maniera molto anche furba, semmai chi ha pensato la campagna pubblicitaria è un genio. Fiat ha deciso, perché non puntiamo su una convenzione con in questo caso l'IP, in cui semplicemente facciamo vendere la benzina a 1 euro a chi acquista le nostre auto, che personalmente ritengo sia una scelta azzeccata. C'è però un piccolo particolare, considerate che questa scelta di marketing non è stata pensata proprio perché nell'ultimo anno le immatricolazioni sono state disastrose, nel senso che non si era mai visto un segno meno grande come quest'anno. Quindi la Fiat ha dovuto muoversi in questo modo qui. Che cosa ha fatto? Ha creato questa offerta in cui, acquistando appunto un'auto, ti regalavano ti consegnavano questa tessera, una card precaricata con in realtà un numero di litri di carburante compresi, nel senso che tu fino al 31/12/2015 potevi utilizzare 8 litri ad 1 euro di spesa, anche se la benzina costava di più. Quindi Gianluca, ci sei? Scusami Luca, no, scusami, sono andato in depressione, perdono. No, sul serio, perdono.
No, sono proprio andato giù, sono crollato, scusami. È la prostata, senti me. Non è la prostata, è la prossima. No, sul serio, non c'ero con la testa, scusami, ti ascoltavo ma non ti sentivo. Cioè, ti sentivo ma non ti ascoltavo, proprio non c'ero. Cioè, perdonami, proprio mi si è aperto una... No, non è per mancanza di rispetto, però ho solo sentito Gianluca e sono ritornato da dove ero. Per la finestra che mi si è aperto, sai, è sempre colpa delle donne per cui sono fuori. È incredibile. E non è giusto, perché non lo meritano. Vabbè. No, vabbè, niente di particolare, semplicemente dicevo che questa manovra di marketing fatta dalla Fiat in collaborazione con l'IP ha fatto sì che si invogliasse le persone a acquistare le loro auto in quanto... A causa di una dinamica un po' particolare potevano acquistare, possono anzi, perché è presente, acquistare benzina a un euro rispetto a quello che sarebbe il reale di mercato, insomma, che è una grandissima cosa dal punto di vista del marketing. C'è un piccolo particolare, che la pubblicità dice chiaramente che questa offerta scade il 31 dicembre 2015 e non dice realtà che il meccanismo è un pochino più arzigogolato, nel senso che ho guardato nel dettaglio come la situazione, e tra l'altro Altro Consumo ha fatto anche ha segnalato anche la cosa agli organi competenti, perché in pratica semplicemente al momento dell'acquisto ti viene rilasciata una carta, una card precaricata di litri scontati, che andando a guardare per esempio un'auto media come una grande punto, un'auto utilitaria normale, ho fatto due conti che in realtà ti regalano, ti danno la possibilità di usufruire di 1700 litri di benzina scontati. Ho fatto i miei conti, in pratica, anzi non li ho fatti io ma li ha fatti Altro Consumo, io ho semplicemente scoppiazzato l'idea, almeno divulgato, e ho fatto dei conti, con quei 1700 litri scontati alla fine lo sconto in soldoni per i tre anni è di 1250 euro. E che cosa succede con questo? Cosa provoca? Che in realtà quello che inizialmente era un'offerta interessante, perché difatti quando ho visto la pubblicità ho detto cacchio, l'ho compro subito quella macchina, la benzina mi costa praticamente la metà o poco più della metà. Invece poi andando nel discorso, andando, come dicevo prima, a sviscerare a leggere le postille, ho scoperto invece che semplicemente in soldoni, se ti va bene, risparmi 1000, 1100, 1200 euro, e altra postilla, non hai la possibilità di usufruire di altri sconti, quindi esempio lo sconto del concessionario. Altro Consumo ha fatto anche delle interviste a riguardo e ha scoperto che i concessionari di fatti in periodi come questi in cui le auto non si vendono, di sconti sì che ne offrono per importi anche superiori a 1250 tranquillamente. Quindi per quello dico che la Fiat, sì, ora senza peccarmi una querela, ma la Fiat ha fatto una gran mossa di marketing, che però di fatti è un po' meno trasparente di quanto appariva inizialmente. E, ripeto, la mia idea oggi è quella di cercare di divulgare, condividere con voi pensieri un po' particolari, nel senso, perché si continua sempre a investire sul petrolio quando sappiamo benissimo che le risorse del pianeta sono limitate, quindi a un certo punto finiranno. Perché, per dire, non investono su auto elettriche, idrogeno, qualsiasi cosa però che sia rinnovabile, e invece continuano sempre a creare offerte, stratagemmi, qualsiasi cosa comprare sempre auto a benzina che, ripeto, secondo me non hanno futuro nel brevissimo termine, neanche nel medio. E poi non so se tu, Gianluca, la pensi come me. Esattamente, guarda, sfondi una porta. Io stavo, questa volta c'ero, mi ero solo perso. Hai ascoltato, Gianluca? Hai proprio ascoltato, ma bravo! Sì, no, anche perché concordo appieno. Ed è purtroppo la solita porta, si sfonda una porta aperta, no? Ed è triste che dobbiamo ricordare e ridire le stesse cose che poi alla fine ci diciamo tra noi e non cambia mai nulla, ma soprattutto è triste constatare che cosa ha fatto in questo caso specifico della pubblicità, caro Luca, non ti ho interrotto ma te lo stavo per dire mentre finivi la frase di prima, ha fatto il solito specchietto per le allodole, in sostanza, perché anch'io l'avevo vista
Sì, questi camion che andavano su e giù, no? Con la benzina che sale e scende, che ti dava l'idea, però logicamente al solito c'era. Ed è triste, io non voglio criticare la Fiat e fare il solito discorso, però perdonatemi, per quanto possono essere belle le macchine, a me non piacciono, le trovo scomode e poco nuove, anche se è migliorata parecchio nell'ultimo decennio rispetto alle Fiat di una volta. L'esperienza mia è stata negativa con le Fiat, però con questo non voglio dire che fanno schifo, però non c'è paragone con un altro tipo di auto, indubbiamente. Quindi concordo con te, perché investire ancora sul petrolio, perché investire ancora su modelli vecchi, perché fare queste auto che corrono a 200 all'ora quando tanto i limiti sono 130? Abbiamo capito che comunque dove vuoi andarti a schiantare e a far danni. Ho aperto un altro argomento, Luca, permettimi, l'ho buttato lì, perché anche so che sei d'accordo anche su questo, perché fare macchine con tecnologia e soprattutto ormai cose veramente superate, come un po' anche Grillo diceva all'epoca, e non solo Grillo, perché non vorrei sembrare un grillino di parte, o un grillino, ma sono un grillone, e quindi concordo appieno, anzi grazie per la tua solita oculatezza e, come sempre vedi, profondità e spessore nell'aver fatto e detto soprattutto una cosa di interesse, quindi anche ricercando le informazioni, facendo i due conti, che poi giustamente, correttamente e onestamente hai detto che non l'hai fatto tu, ma altro non hai fatto che girare l'informazione, che invitavi anche noi a farlo, e quindi è molto interessante questo. Cosa dici, Luca? Beh, se spezziamo l'argomento ascoltando un brano. Aspetta un attimo, Roberto, certo. Ci sei? Scusami un attimo, Roberto? Gianluca Gay. Eccola, è arrivato. Roberto. Ciao Roberto. Ah, ma si sente? Sì, si sente. Sì, che Gianluca Gay si è sentito. Era solo tutta una prova per non tirare il bestemmione. Sì, perché si era preoccupato prima, Roberto. Senti, cosa dici? Faccio Roberto, quel brano che mi hai mandato, Fronts and Shiver, Shiver come si pronuncia? Vai con l'inglese, vai, te l'ho mandato apposta. Spezziamo un attimo il brano musicale, vediamo questo Fronts and Shiver, sono degli Acid Muffin. E gli Acid Muffin. Acid Muffin? Acid Muffin, sì, insomma, si scrive. Va bene, lo mando ragazzi, lo mando. Sì, mandalo che dai.
bene, bene, cari amici, eccoci di ritorno in audio e dal vivo. Sono le 23:11 in questo momento e siete sempre sintonizzati sulle web frequenze, come dice Gianluca di Science Web Radio. Questa volta ho preso io la parola, ho tolto la parola a Gianluca, vediamo se Gianluca riesce a ritornare online. Gianluca, se ci sei, hai fatto benissimo. Non bene, di più, benissimo. Volevo dire solo una cosa a Roberto. Roberto, sì, all'inizio abbiamo mandato un brano di Scarda perché ho visto il tuo annuncio su Facebook. Hai fatto bene perché... E mi sono sentito proprio in dovere di farlo perché insomma l'ho ascoltato e ho detto no, questo lo devo mandare stasera all'inizio della trasmissione, ok? Benissimo, è con noi anche Roberto di Indie Arts, www.indiearts.it, che sta restaurando adesso, il sito anche adesso lui. C'è ancora poco su quel sito perché abbiamo cambiato la release grafica e adesso dobbiamo riaggiornarlo tutto, quindi quello che si vedeva prima, a parte la televisione, si vede non c'è, stiamo aggiungendo le pagine una alla volta, tempo permettendo, insomma. Perfetto, molto bene. Gianluca, giovane, ci sei? Batti un colpo, yes. Tosatto, dai, eccoci qua. Sì, allora cari amici, siete sempre ascolto di Science Web Radio, solite cose che già sapete. Continuo con il racconto di Palermo dopo e dopo passo la parola a Luca. Appunto, dicevo, in corso Vittorio Emanuele, al Tessù dei Quattro Canti, zona bella, dove, a proposito, tra l'altro questo sabato ci sarà la festa di Santa Rosalia giù a Palermo, praticamente faranno la processione, naturalmente una festa un po' pseudo laico pagana, come si può dire, adesso mi viene un po' così, un misto tra profano e sacro, come mi piace dire, e quindi vi consiglio di andare, che è una cosa popolare, neanche io ho mai visto, mi piacerebbe andare a vedere, e vi consiglio appunto di andare lì. Poi naturalmente Palermo è famosa per le sue chiese, la cattedrale, che dicevo è stupenda vista da fuori, dentro un po' meno, come se fosse molto diciamo così ricamata, come mi piace dire, quindi nei vari particolari è abbellita fuori, però poi dentro invece è un po' scarna e spoglia, c'è cioè la bellezza che uno vede da fuori e per cui si crea un'aspettativa e spera di ritrovarla dentro, poi dentro in effetti non è onestamente così fra virgolette diciamo bella, però vale la pena. E poi da lì comunque tutto il centro è bello, ovviamente come tutte le città tipiche del sud. Ok, io prima dicevo l'hanno ripulita, sì, nel senso di monumenti e tutto, però è ovvio che onestamente, diciamolo, poi per uno che ha girato come me parecchio anche per l'Europa, rimangono, diciamo così, sempre quelle città, lo sappiamo, del nostro sud e del Mediterraneo, che purtroppo hanno sempre quel disordine, quel casino fuori dal comune, senza regole, quindi anche un disordine, una sporcizia, purtroppo, che fa parte anche del panorama. Gianluca, però volevo farti i complimenti, sì, perché sei riuscito, e tu pensa che io la Sicilia non sono mai stato in vita mia, e questa tua descrizione così accurata, così emozionale, devo dire la verità, mi hai veramente convinto, hai trasmesso veramente un'immagine di questa cartolina, di questo luogo, ti ringrazio. Luogo è tanto conosciuto, però io personalmente sono mai stato, quindi non ho mai avuto modo, ho girato tanto anch'io anche in Europa, per più che altro per piacere, però devo dire la verità, sinceramente mi manca, e sinceramente devo trovare il modo un giorno, una volta di queste, andarci, perché deve essere una terra fantastica, da tutto punto di vista, Luca. No, notevole, sì. Notevole, dovresti fare le pubblicità, veramente tipo quelle lì, tipo Calabria, sì. Sai, quelle cose, sì. Tipo Gongo, 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 Calabria, ma sono... Anzi, per la serie, venite in Calabria, se no veniamo a trovarvi noi. Se non venite da voi, veniamo noi. Vabbè, che questo è più siciliano, perché un calabrese è un dandelino che è un garcato, e quindi e comunque, appunto, grazie Luca, apprezzo quello che mi hai detto e mi fa piacere che sia riuscito a trasmetterti, almeno a te, e spero anche ai nostri amici web radio ascoltatori, questa immagine, ovviamente forse perché l'ho vissuta in prima persona, quindi mi è anche più facile, e ho anche dei ricordi legati, perché ricordiamo che appunto io d'origine, nato e cresciuto qua nel nord-est, nel prolifico nord-est, però di origine siciliana, che non rinnego, ovviamente non disdegno,
sebbene riconosca meriti e demeriti, cose positive e negative, e anche con, penso, molta diciamo così, oggettività, sebbene comunque è ovvio che sono cose che quando ti coinvolgono l'oggettività un po' va da sé, però a parte, però logicamente riesco a ottenere, a mantenere un po' di oggettività, e quindi riesco a vedere le cose positive e anche negative sia dell'una che dell'altra società, realtà, quindi della Sicilia nello specifico, ma anche del nord-est in cui viviamo e siamo. E dicevo, appunto, Palermo merita parecchio, anche Catania è una città stupenda, a differenza di Palermo forse Catania è un tantino più ordinata, più pulita, però più industrializzata ed industriale, e anche più economicamente parlando avanti rispetto a Palermo, perché anche ha molto più giro commerciale a livello di Palermo. Palermo è bella anche come posizione geografica, per questo monte, la montagna, il Monte Pellegrino, il Mondello, che è la zona turistica. Io vi consiglio di andare perché è veramente una cala, una baia stupenda, con questo mare che non ha nulla da invidiare. Io dico sempre, abbiamo delle bellezze. Poi ripeto, e non voglio esagerare come spesso fanno, e questo è un difetto dei meridionali in genere, meridionali in senso buono, che devono sempre decantare come se le loro cose sono le migliori al mondo. Non voglio cadere in questo errore, cosa che non mi piace, perché ogni zona, ogni terra, ogni area ha le sue e le proprie bellezze che caratterizzano a livello culinario, a livello culturale, architettonico, storico e non solo, e anche naturalmente di popolazione, che caratterizzano il loro territorio. Tipo, faccio l'esempio dell'Austria, dove mi trovo sempre bene, trattato benissimo, con la massima accoglienza, sempre dignitosamente. Tedeschi sono di testa, ma accoglienti come non mai, a discapito e a differenza di quello che noi crediamo sempre negativamente, ma forse anche come noi ci rapportiamo e andiamo a casa degli altri, lo dico sempre. E quindi non voglio dire che è sempre bello tutto giù, però è stupenda veramente. Quindi Mondello, stavo divagando, ve lo consiglio. La Daura, vabbè, è anche famosa come zona per l'attentato che vi fu alla villa di Falcone, ma la Daura è una località stupenda, proprio bozza il fiato, proprio un paesaggio che mozza il fiato, perché si vedono queste scogliere, queste spiagge, questo mare, poi la costa che va da Palermo a Trapani, da Palermo a Termini Imerese, quindi verso Messina, è una costa stupenda, con colori dove il mare si incrocia un po' all'orizzonte col cielo, e c'è questo scambio di colori tra verde e bluastro del mare, il cielo azzurro intenso come giù può essere, poi la notte stellata che è fantastica, come il cielo siciliano non ce n'è. L'ho visto solo a 1000 metri, sempre in Svizzera, in Austria, e devo consigliarvi appunto questi posti a Palermo. Andate, girate a piedi, è una città più sicura del solito di come l'avevo lasciata anche 20 anni fa, forse anche in seguito a varie ripulite che hanno fatto, e ve la consiglio di girare a piedi. Non è proprio piccolo il centro storico di Palermo, è un po' grande, qualche chilometro lo si deve fare. Poi c'è il Teatro Massimo, è stupendo, da cui si vede anche la scena finale del Padrino, trilogia del film che a me piace molto, la scalinata, quindi qua in stile, diciamo, antico greco-romano, dico io, il Politeama, sempre là in centro, la Vuceria, che è il famoso vecchio mercato, Vuceria perché appunto di vociare, quindi dove si urlava. C'è Ballarò, che non è solo una trasmissione televisiva, ma è anche un quartiere di Palermo vicinissimo alla stazione. Quando uscite dalla stazione andate a sinistra, andate a Ballarò e vedrete il tipico mercato del sud, con le tipiche anche costruzioni a abbandono e degrado, che logicamente per un uomo del nord può essere anche una cosa non piacevole, perché è ovvio che non è bello vedere questo disordine, ma nel loro fascino, nella loro mentalità, entrando un po' in quel clima dove magari molti di noi non ci vivrebbero, è ovvio, perché abituati anche all'ordine, alle regole che ci sono qui, ha comunque, ripeto, questo disordine ha un suo fascino. È un disordine che ti fa anche, è un suo folklore, sì, ti fa anche un po' apprezzare o vedere la vita da un altro punto di vista, come per dire, ma sì, ma alla fine tutte queste regole, ma chi se ne frega, 2 giorni campiamo pure male, ma sì, ti fa venire anche voglia di entrare tu in questa mentalità per qualche ora, calarti. E soprattutto i profumi, gli odori, i sapori che ci sono in questa città, i forni, gli odori che provengono dai vari forni che fanno il pane, che sfornano gli arancini, che sfornano di tutto, naturalmente a partire dal cannolo siciliano, che io consiglio più nella stagione invernale, ovviamente, perché la stagione invernale è più portata per la ricotta, in quanto si conserva meglio. Cannolo che ho mangiato, il miglior cannolo che ho mangiato in vita mia, è stato al paese nativo di mio padre, e ricordo a Risuttano, in provincia di Caltanissetta, la pizzeria da Giovanni in via Roma, all'interno
quindi dalla chiesa andate. Giovanni è un caro amico che offre, mi offre sempre quando vado giù qualcosa, fin dall'infanzia lo conosco, pizze veramente buone, quindi se siete dalla provincia di Caltanissetta andate lì da Giovanni. Risultano è un piccolo centro, è sulla Palermo-Catania, è tra appunto Palermo e Catania all'interno, sulle Madonie, anche lì non c'è nulla rispetto alla zona costiera che offre molto di più paesaggisticamente e anche come modo di fare della gente sicuramente, e come quel minimo di attrezzature, ovviamente ricordo siamo sempre al sud, quindi non vi aspettate di trovare attrezzature alla Rimini, però comunque offre sempre qualcosa di più la zona costiera, ma anche l'interno con le Madonie e questa distesa collinare pseudomontuosa di deserto estivo ha un suo fascino incredibile, con paesaggi che io ripeto ritrovo e ho ritrovato in mezza Europa. Ho trovato le scogliere della Scozia nella zona di Palermo e Trapani, ho ritrovato l'Irlanda all'interno della Sicilia, nella provincia di Enna, in particolare di Siracusa, ho ritrovato naturalmente anche parte della Germania e del Tirolo nelle foreste all'interno del Parco delle Madonie. Poi c'è tutta la zona di Cefalù, Castelbuono in provincia di Palermo. Cefalù è un gioiello, e a Cefalù in particolare ho assaggiato il primo cannolo, ve lo consiglio, è veramente eccezionale. È a Calispera, questo in via Val d'Aosta 18/20, ringrazio i ragazzi, sono stati carini, e poi abbiamo assaggiato il primo cannolo, veramente gelato cannolo siciliano, e poi abbiamo cenato. E durante la partita di Italia-Germania, dove avevo i tedeschi al mio fianco con cui parlavo sia in inglese che in tedesco, ma durante la mia esaltazione la loro invece tristezza si vedeva sui volti, con tutto rispetto sono stati carinissimi anche questi turisti tedeschi, appunto vi consiglio di andare, qui è appunto Villa Margherita ed è lungomare a Cefalù, e anche lì tutto il lungomare è veramente carino, e naturalmente è anche la posizione che ha, che è molto bella, perché naturalmente essendo nella costa nord della Sicilia e la lungomare, appunto troverete anche vari ristoranti, vari posti, vi godrete, potrete godere stupendo e spettacolare tra scogli, spiagge e tutto, il naturalmente tramonto da una parte a fine giornata, che è più probabile che lo vediate, col sole che nell'estate, essendo naturalmente più a nord sia la levata che la discesa del sole, ve lo godete spuntare dal mare e ritornare al mare per la posizione fenomenale, veramente gli stranieri a cui chiedevo, perché ogni tanto fermavo così visto che ero in compagnia qualcuno, dicevano che queste cose loro veramente dal Mar del Nord, dove sono stato, e da un suo fascino molto anche bene. La Germania del Nord con il Mare del Nord venivano con noi molto mi bene. Sono dilungato, chiedo sì. scusa e scusa, passo dopo questo escurso che ci hai fatto, diciamo tipo documentario radiofonico sulla Sicilia, voglio specificare che tutti i nomi che hai fatti di locali, di luoghi dove andare a mangiare il cannolo e altre cose non ci pagano, quindi è tutto gratuito, cioè nel senso sì. che noi non Sì. Bravo Saiu. Permettiamo questo Saiu. Fatto perché è importante dirlo. Cioè noi non abbiamo pubblicità. Bravissimo. Però se troviamo dei posti, ci troviamo bene. Non facciamo marchette, diceva lui. No, non facciamo. Sì. Perché se ci troviamo bene in un posto ne parliamo bene senza nessuna remota, anche per questo possiamo parlare esatto. bene o male, perché appunto non siamo pagati. Io direi, infatti, bravo. Io volevo salutare Roby che è andato via. Che ci ha lasciato Roby, perché va a Ninne. Va a Ninne, la sai che va a Ninne? O no? Gian, t'ho perso, cacchiatina, fermatelo, questo qui parla continuamente, dopo si perde con le parole, ti stanno ancora arrivando le parole per caso, che sei lì fermo, sì. Ma cioè, vuoi che faccio il pazzo un'altra volta? Insomma, io volevo mandare un brano, anzi prima ma Luca, invece, scusa. Luca vuoi dire qualche cosa? Anzi no, scusa Luca, prima voglio precisare quello che ha detto Saiuz, bravissimo, anzi scusate che me lo stavo dimenticando, ribadisco, ricordo, ricordiamo che Saiuz è una radio no profit, quindi senza scopo di quanti lucro. Quanti cannoli hai mangiato Gian, per dire queste cose? Ti hanno pagato i cannoli, vero? No, non mi hanno pagato i cannoli, me li sono dovuto pagare io. Però diciamo che, come spesso avviene e diciamo sempre, Saius ci ricorda, è uno scambio un po' di fra virgolette favori, come si dovrebbe fare, è brutto dire favori, nel senso che io chiedo gentilmente, dopo essere stato nel locale comunque per consumare, per i fatti miei, se posso lasciare i bigliettini di Saius, e loro gentilmente mi hanno concesso di lasciarli, io ho consigliato di ascoltarci se volevano appunto che io parlassi di loro, visto che ero rimasto anche soddisfatto
soddisfatto del caffè o di quello che ho consumato, avrei parlato, e così è stato, come ho promesso. Naturalmente tutto questo in maniera gratuita e libera, nel senso che, perché avviene questo scambio, dico così, perché io lascio i bigliettini a loro, loro mi danno i suoi, loro, e viceversa, così insomma. Perfetto. Quindi ricordo che non siamo pagati, non siamo stati pagati, non veniamo pagati da nessuno per fare pubblicità a nessuno, ma diamo spazio a tutti, e quindi anche quello che noi nella nostra vita viviamo quotidianamente, andando appunto in giro, che faremo cose normalmente, che facendo normalmente come cose nel nostro quotidiano, diventano poi, perfetto, stimolo, ma è normale. Piero ti ha suggerito lo ampliare. Scambio, Piero, eh? Sì, lo scambio, quello che intende Piero. Uno scambio equo. È uno scambio equo, sì, di bassa equo solidarietà. Lascio la parola a Luca, che avrà sicuramente qualcosa, Luca, da dirci, magari, anzi, due minuti qualche cosa, perché siamo già alle 23:27, 23:27. Sì, voleva rilacciarsi a me. Mi riallaccio al discorso del discorso della radio no profit, qual è Saius Web Radio, dicendo che ho notato una gran cosa. Ho notato che tutti questi artisti con licenza Creative Commons, e quindi non SIAE, ma non sono mica male, sai? Sono veramente... Guarda, Luca, guarda, è quello che io ho detto a Saius da mesi, che ero un po' scettico pure io all'inizio, ovviamente, perché veniamo tutti dalla mentalità comune dei, come dico al solito, dei canali tradizionali di divulgazione di massa, no, canonici. Però devo dire che, appunto, facendo un po' nella veste, prendetelo fra virgolette, di direttore artistico, quale Saius mi ha investito, nel senso buono, sì, e devo dire che, appunto, dovendo andare nei vari siti, tra cui posso citarlo Saius, quello iniziale che usavamo, che anche ogni tanto lo sentite negli spot della voce femminile, certo, registrati, di www.jamendo.com, ci sono un sacco di artisti veramente bravi che non hanno nulla da invidiare, almeno al mio tatto, gusto e sensibilità, e di cui vi stavo facendo ascoltare qualcosa. Esatto, parlando di Cannoli, abbiamo ascoltato un brano, e che nelle prossime puntate vi farò ascoltare specie di artisti rock, hard rock, metal, che ho utilizzato anche nelle precedenti puntate di The Rock Band History, che sono andate in onda nelle scorse settimane, veramente validi. E ora ti lascio la parola, Luca, perché ho esagerato come al mio solito. Tra l'altro volevo dire una cosa a Saius. Fermatevi, Gianluca! Fermatevi! Basta, è andato. No, volevo dire un'ultima cosa, Saius e Luca. Ma perché sempre vedi, l'ultima Saius, cosa? Aspetta, vedi Saius, il problema nostro quando noi iniziavamo, ma come riempiremo un'ora e mezza di trasmissione? Ma non ci faremo, basta, no? Un'ora e mezza. Non ci basta, e non abbiamo detto nulla, e non ho citato ancora tanti altri locali che aspettano di essere citati, e Luca ancora non ci ha parlato del suo blog e di quello che, e adesso sto passando la parola a lui, ci doveva dire preannunciando qualcosa, già dall'inizio ci aveva accennato. Vai Luca. Allora, guardiamoci le spalle.blogspot.com, il blog di Luca, vai Luca. Ragazzi, che dire, visto che tanto ormai non manca neanche tantissimo alla chiusura dei lavori, diciamo così. Un 15 minuti, faccio... 20 minuti massimo. No, semplicemente non faccio nient'altro che rimandare, anzi mandare, sì, gli ascoltatori, tutti voi, tutti noi, al guardiamoci le spalle.blogspot.it o .com, dir si voglia, e guardare, commentare, condividere gli argomenti che vado a trattare, che sinceramente vedo che riscuotono anche un certo appeal in rete, quindi tutto sommato non scrivo delle gran boiate, diciamo, sì, che tutto, diciamo, sommato, cerco di essere quanto più lucido possibile prima di premere quell'invio che fa sì che l'articolo vada in rete. E ultimamente ho parlato di argomenti che non vengono mai trattati, del vero, tra cui un istituto di credito che è saltato, il problema dei carceri, adesso il fatto del questo problema, chiamiamo così, questa novità della Fiat e quant'altro. Non vado sicuramente da entrarmi in questo momento, anche perché sarebbe un po' lungo e forse anche un po' noioso, però sicuramente chi ha modo, chi ha tempo, chi ha voglia di avere un attimino l'idea un po' più chiara sul mondo che ci circonda, secondo me, guardiamoci le spalle,
in questi mesi è iniziato a essere sempre più completo dal punto di vista di argomenti, di tematiche, tutte diverse tra loro. E non so se c'era qualche brano da ascoltare. Sì, volevo dire una cosa, su guardiamocilespalle.blogspot.com comunque c'è anche il player di Science Web Radio, quindi mentre uno si legge i tuoi post, i tuoi articoli, Luca può ascoltarci, esatto, anche un po' di brani musicali. Giustamente, insomma, come si suol dire. E adesso Gianluca, sì, sì, mi dai un brano? Beh, come ogni collaborazione che si rispetti, tu dai una cosa a me e io ne do una. Esatto, guarda, esatto, Luca, è arrivato in Italia adesso. Sì, no, ma stavo leggendo proprio adesso, caro Luca, quello che avevate scritto sulla chat, in particolare Piero e Robby, su che io do un canolo a te, tu dai un canolo a me. Io credo che la cosa più bella della trasmissione sia proprio la chat, perché... Sì, sì, ma guarda, è una cosa che noi volevamo fortemente anche per dare, appunto, vedi, stimolo e un po' di verve alla trasmissione, e così è. Ci aspettiamo naturalmente anche nelle prossime puntate ancora più gente, sebbene il momento non sia propizio, perché ovviamente capiamo che ormai in estate, ferie, la gente è sempre meno che ci ascolta perché è in giro o quant'altro, per cui come dappertutto sicuramente ci sarà un po' di calo, giusto Saiuz? Ma ci riprenderemo sicuramente, noi non andiamo in ferie, in vacanza, se non qualche volta magari se saltiamo che annunciamo prima. Le ferie sono quelle cose che uno fa riposandosi, ma noi anche quando abbiamo le ferie, quando non sono ci in ferie sono sempre qui, anzi, a lavorare. Ci stressiamo, esatto, ancora più. Allora, cari amici, io direi, come diceva giustamente il nostro amico Luca, di ascoltare un brano, oppure volevi dire qualcosa a Saiuz? No, volevo dire semplicemente, sono le 23:33. 23:33 come si sì, è tardissimo. Ok, volevo dire, ascoltiamoci un bel brano, poi dopo andiamo in chiusura, sì, e finiamo con l'ultimo brano, sempre di John Russell Band. Cosa sì, ci ascoltiamo? Andiamo ad ascoltarci il brano. Sì, no. Il brano numero 3, il terzo brano di quest'album, come che è di John Russell Band, come bravissimo Saiuz, come ha detto il nostro amico Saiuz, Common Place di John Russell Band, da jamendo.com, in www.saiuzwebradio.net.
you to finally be replaced in old town. You wrote the history, you still carry that eclectic look on your face. For me that's comedy. It may look the same as yesterday. Do you remember me saying it may look the same as yesterday? Do you remember me saying the figure on the avenue, the feeling he gets when he sleeps with you, the falling glow? I know I can't let it go. The figure on the avenue, the feeling he gets when he sleeps with you. Cari amici, avete appena ascoltato di John Russell Band Common Place, spero di averlo detto bene, come al solito, perché il mio inglese pecca sempre di qualche cosa. In questo momento Luca non lo vedo, Gianluca passerei la palla a te, sono le 23.38, se vuoi ricordare qualcosa ai nostri amici e poi andiamo avanti, ok? Aspettando che Luca possa rientrare in trasmissione. Vai Gianluca. Certo. Certamente, ti ringrazio Saiuz, saluto sempre il caro amico Piero, il mio, ma non mio nel senso che non ci sono, il bassista dei Destasi, il gruppo con cui suono, e Manu naturalmente cantante, nonché Piero, vabbè, bassista, l'ho già detto, e Marco, il chitarrista, che abbiamo avuto come ospiti ancora il 5 marzo, se volete riascoltarvi la puntata del 5 marzo non c'è nessun problema, e naturalmente dei Destasi ne abbiamo parlato anche dedicando una fascia, e anche voi, se avete un gruppo rock, una rock band, un gruppo musicale o quant'altro, potete avere a disposizione gli spazi di Saiuz Web Network, cioè questo network, ovvero Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, ascoltabile e guardabile e visibile nel sito e nel blog, quindi nel web, con www.saiuzwebradio.net, il nostro blog, dove per l'appunto diciamo che potete anche scriverci in diretta tramite la chat, e anche in www.saiuzwebradio.it. Sono le 23:39 minuti primi e il nostro caro amico Luca purtroppo non l'abbiamo più in linea, per cui ci doveva parlare di qualcosa riguardante appunto il suo blog, che è guardiamocilespalle.net, mi correggi Saiuz se sbaglio. Sì, sì, bene, però sembra che abbia avuto problemi di linea o di computer. Ok, e quindi noi adesso proseguiremo, ma tra l'altro tra poco finiremo, perché quell'ora e mezza ipotetica di media che ci eravamo prefissati per questa trasmissione non solo è scaduta di gran lunga, ma ci accingiamo come sempre a raggiungere la mezzanotte tra una ventina di minuti scarsi, e quindi dobbiamo comunque tagliare un po' prima per il solito problema del palinsesto di Saiuz Web Radio, che vi ricordo consistere nella nuova puntata che va in onda da questa notte, quindi da lunedì 9 luglio fino a questa domenica 15 luglio, di The Rock Band History, la mia rubrica, trasmissione che va in onda tutti i giorni, con il primo appuntamento della giornata a mezzanotte, per poi ritornare alle 6 del mattino, alle ore 12, cioè a mezzogiorno, ed infine l'ultimo appuntamento della giornata alle ore 18, ovvero alle 6 di sera. Questi quattro appuntamenti giornalieri che vanno sempre in replica, e quindi noi a mezzanotte, entro la mezzanotte, dobbiamo finire per dar spazio a tutti. Vi ricordo
che è un pezzo che non lo facciamo, anche perché non c'è mai il tempo di dire tutto, che vi sono sempre le due chiacchiere con Saiuz. Adesso vedo Luca che sta tornando in linea con noi. Io intanto vi ricordo le varie cose che ci sono qui su Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, le due chiacchiere con Saiuz, in cui il nostro caro amico Saiuz ci dà un po' il punto della situazione, il pungolo di quello che lui pensa. Vi ricordo il Riccio Incazzato, che cura l'editoriale nel nostro blog in www.saiuzwebradio.net, in cui appunto il Riccio dice la sua opinione su vari argomenti di natura varia. C'è il Vaso di Pandora, che è questa nuova rubrica che ormai da fine aprile va in onda, anzi, o meglio, si può leggere sul blog, ma da alcune settimane, da ormai un mesetto circa, c'è questa puntata nella Saiuz Web TV del Riccio Incazzato con il Vaso di Pandora, incontro con il Riccio Incazzato, in cui il nostro amico Saiuz e il Riccio Incazzato dalle ore 21:30, quindi dalle 9:30, sempre orari italiani, quindi lo ricordiamo anche per gli amici che ci ascoltano dall'estero, magari o in altri fusi orari mondiali, sempre dalle 9:30 di ogni venerdì vanno in diretta, o almeno di quasi ogni venerdì, poi vi fanno sapere se non ci sono, come nel caso nostro di lunedì sera dalle 10, vanno in diretta. Io credo che Luca sia tornato finalmente con noi, ne ho approfittato per ricordarvi. Vi ricordo anche che c'è una Saiuz Web Radio classica, cioè che trasmette musica soft e classica, nel senso di musica comunque che fa un po' ambient o comunque atmosfera, che vi può anche rilassare. Quindi se avete voglia di lasciare andare questa musica non stop, senza interruzioni, ovviamente pubblicitarie perché non ne abbiamo, e di altro genere, potete farlo. E se avete un locale o dei locali dove mandare questa musica, noi saremo ben lieti di darvi aiuto. Io vorrei passare la parola a Luca, che credo essere qui con noi, giusto Luca? Ci sì, sei? Sono qualche problema tecnico dovuto al momento computer, secondo me, cioè c'è troppa merda qua sopra, scusami, ma se va troppo YouPorn fa male al computer, porca vacca. No, sai cosa? Devo cambiare sito, ma quello è troppo, è pieno di virus. Esatto. Hai qualcosa da consigliare, magari, non so se proviamo a vedere. Queste malattie venali. Qualcosa che non sia già troppo bazzicato. Comunque. No, vabbè. Sono riuscito ad aggregarmi giusto in tempo per i saluti finali. Sì. Peccato che mi sono perso l'ultimo brano, ma tanto. Ma che vado in settimana lo riascolterò in podcast, sul sito, comunque te li passo e poi, come preannunciavo prima, nelle prossime puntate, se poi naturalmente avremo degli ospiti che abbiamo già in programma per qualche lunedì prossimo, abbiamo già dei gruppi che sono prenotati per venire in diretta qui con noi, però magari se qualche puntata riusciamo, vi faccio ascoltare altri gruppi che, come dicevo, ho anche utilizzato nelle precedenti puntate di The Rock Band History, gruppi che ho trovato appunto in gemendo.com già nei mesi scorsi e veramente validi, come dicevamo prima. Io, Luca, direi di comunque lasciarti la parola a te almeno per una decina di minuti finali, visto che sono le 23:44, e poi chiudiamo. 5 minuti almeno ci racconti. Ricordavo i nostri amici guardiamocilespalle.net, il tuo blog davvero interessantissimo, che invitiamo ad andare a visitare. Cosa ho sbagliato? guardiamocilespalle.blogspot.com.it. Ah, ecco, sì, perfetto. Ho unito il tuo e il mio, perché è tutto in simbiosi. Prima non l'ho corretto. prima ci sei scappato. Prima. A ruota libera. No, in realtà, visto che siamo ai minuti finali, non mi andava di dire qualcosa di troppo interessante. Però forse anche un po' noioso visto l'orario. Volevo solo consigliare un film. Si può fare questo, sai? Sì, dai. Si può. Certo. Tanto che ci frega, sì. Dai, poi ce la CIA dietro, te lo dico, so che tu sei lei. Comunque abbiamo un film, sai, consigliato. Vabbè, non è che quest'ora siamo fuori orario. La pornografia, va bene. Stiamo facendo straordinario, quindi va benissimo. No, in pratica, ho visto la settimana scorsa un film che, guarda, non gli avrei dato 2 lire, invece mi sono dovuto ricredere. Commedia, comico. Si chiama, adesso ho fatto anche la recensione sul blog, tra l'altro, quindi se volete anche andarlo a vedere volentieri. Si chiama Il Dittatore, con Sacha Baron Cohen,
che è un, sì, un artista poliedrico, versatile, ce le ha tutte, è un mostro secondo me, e però nelle sue ultime apparizioni non mi aveva molto convinto. Questo film qui, ragazzi, mamma mia, mi ha veramente stupito, mi sono ribaltato da ridere, sono volato via, è fantastico, fantastico. Cosa che consiglio di fare, sempre sul blog, ho postato, quindi sempre su Guardiamoci le Spalle, alla voce recensione film, ho postato una recensione, diciamo, sulla pellicola, e un link a un video di YouTube in cui il protagonista, cioè Sacha Baron Cohen, non fa nient'altro che descrivere in un minuto, quindi tutto questo in 60 secondi, che cos'è la dittatura e perché dovrebbe prevalicare sulla democrazia, e fa veramente riflettere quello che dice. Io consiglio veramente a tutti di vederlo, sul blog si trova, dovete alzare un po' le casse perché non è, l'audio non è ottimale, però questo minuto qui dà veramente l'impressione, cioè descrive veramente due tipologie, due regimi, scuole politiche, chiamiamole così, completamente opposte, e perché una delle due dovrebbe prevalicare sull'altra, è fantastico secondo me. Quindi ok che è una commedia, però con qualche spunto che perlomeno fa pensare, perché veramente ha un sapore ironicamente amaro, come scrivo nella recensione. E che altro? Non so se l'avete visto, no? Non vi è capitato. Però no, consiglio, andrò a vedere almeno questo minimo per rendermi conto. Consiglio veramente, ma perché a parte fa ribaltare da ridere Bolivia, perché quell'attore è un personaggio tutto particolare, ma poi anche perché paradossalmente nella sua ironia, nella sua commedia, il regista è stato veramente così bravo, secondo me, in un minuto a trasmettere un'idea delle cose che veramente fa pensare. Però non vi anticipo nulla perché sennò poi vi rovino il... certo. No, la visione, perché se avete un... cioè se abbiamo, e ce l'abbiamo tutti, un'idea di quello che è oggi la democrazia, in quel minuto uno paradossalmente verrebbe a dire cacchio, a questo punto andiamo sotto la dittatura, che ci conviene tra i due. Sì, no, infatti paradossalmente posso... non vi dico nient'altro. Dimmi. Posso esprimere un'idea che proprio oggi, fatalità, l'avevo detta, lo so che verrò tacciato di qualcosa, però per assurdo la democrazia poi è peggio della dittatura, o meglio, noi viviamo in una dittatura velata. Fermiamoci. No, attenzione, attenzione, attento dove voglio arrivare, è una provocazione la mia. Lo so. La provocazione perché? Perché è ovvio che non siamo in dittatura e non c'è neanche paragone. Però, tutto sommato, a un certo punto non abbiamo più tanta libertà di fare, o comunque non ci ribelliamo più, perché quello che stiamo subendo è come se fosse una dittatura da questa... Certo. Non voglio dire classe politica, sociale, e quindi dov'è il paradosso? E perché quasi quasi una dittatura a quel punto è meglio? Perché nella dittatura tu dici è il dittatore che è fuori di testa, che ci sta imponendo le cose ed è un dittatore e lo identifichi come tale. Nella democrazia invece tu credi di avere la democrazia, quindi la libertà di parola, di pensiero, di esprimerti e di poterti liberare, e non lo fai invece perché chiaramente sei sotto una dittatura velata e celata, mascherata. Tanto, no? Ma questa, vedi, ti è piaciuta questa provocazione? No, Saius? È una provocazione, ma aspettate un attimo, questa ne avremo modo, non abbiamo purtroppo pochi minuti, eccetera. Dico il mio pensiero. No, non mi sono incazzato. Per il semplice motivo che ho sempre pensato e penserò sempre che nelle società capitalistiche non esiste democrazia. Perché è diciamo, la dittatura del più forte economicamente, sì, contro il, sì, più debole. Sì. La vera democrazia non esiste, comunque dovremmo leggere un po' di filosofi greci. Sì, 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 e su questo siamo d'accordo. Ecco, per questo siamo non esiste, per me non esiste la democrazia in Italia, è una falsa democrazia, perché fin quando saranno un governo, governi che governeranno i più forti economicamente, anche se tra virgolette abbiamo quella falsa illusione delle elezioni, però alla fin fine chi ha più soldi, esatto, è quello che governa. Esattamente. Paradossalmente avete tutti e due detto cose che sono riassunte anche queste in quel minuto che vi dicevo prima. Ripeto, sarò noioso, ma vi rinnovo l'invito a farvelo vedere, perché per me sono, è veramente da applausi, perché in un film comico dice una cosa, tra l'altro lui, che il personaggio è un
è il dittatore di un paese che si chiama, aspetta un attimo, di Wadija, quindi un paese degli Emirati Arabi, e praticamente davanti agli Stati Uniti fa tutto questo discorso e è paradossale, guarda, sorrido perché vorrei dire non mi rimando la lingua. Facciamo così, dai, poi quando avete tempo lo guardate. Allora, guardiamoci le spalle.blogspot.com.it, guardatevi questo minuto, poi riflettete, esatto, un attimino, perché chissà, potremmo aprire un dibattito la prossima volta, avendo più tempo a disposizione. No, tra l'altro, se andate sul sito ufficiale, cioè sulla home page, lo vedete perché è tra gli ultimi post scritti. Mentre se poi per caso nei prossimi giorni dovesse scappare via dalla home page, comunque lo si ritrova sempre alla voce sotto l'archivio notizie, recensione film, clic e poi si trova. Insomma, se c'è tutto. Ok ragazzi, okay. Allora sono le 23.51, diamo i saluti. Grazie Piero, grazie del tuo appoggio Piero, volevo dirtelo questo, che cosa mi hai scritto in chat. Volevo molto dare importante. I saluti, perché chiuderemo la trasmissione con l'ultimo brano, che tu poi mi dirai quale brano vorrei che mandi. Esattamente, bravo. Abbiamo iniziato divertendoci, sì. Finiamo con una cosa seriosa. Benissimo, sempre così. Sì. Altre volte abbiamo iniziato piangendo e poi dopo siamo andati avanti a ridere. Questa volta abbiamo invertito l'ordine. Bene, io voglio salutare e ringraziare tutti gli amici che ci hanno seguito fino a questo momento, perché Science Web Radio tenta di dare non soltanto dell'ilarità, far sorridere soltanto, ma come nel mio motto, che ho sempre, ci crederò sempre, il mio motto è quello di dire risvegliare la coscienza assopita delle persone, degli ascoltatori, serve anche a questo, perché ridere, scherzare e poi capire anche delle cose. Ringrazio tutti quanti che ci hanno ascoltato, in settimana metterò questa trasmissione online su YouTube e sul blog. Adesso farò fare i saluti a Gianluca e a Luca e poi dopo Gianluca mi dirà il brano. Va bene? Certo. Caro Luca, invece Piero che ringrazia, che dice prego per averlo ringraziato di averci aiutato come supporto con la chat, mi dice, scrivi che caro Luca ti hanno oscurato il blog. Io ci sono cascato, sì, come al solito. No, ci provano, ci provano. Una volta sul serio l'hanno oscurato, però. Avevo scritto in iscrizione, una volta me l'hanno oscurato perché avevo scritto una cosina che non so perché. Comunque alla fine adesso è attivo, anche se è ancora per poco secondo me, perché prima o poi qualcuno girerà da quelle parti, leggerà qualcosa e chiuderà tutto. Vabbè, scriverai sul blog di Science Web Radio, perché toccherà ospitarmi anche per ospitarmi anche sul blog dopo la radio, ecco. No, sulla web TV, perché che devi preparare quelle trasmissioni sulla web TV, ti ho prenotato, mi hai già prenotato, sì, certo. Ai noi senza saperlo. No, tu lo sai che ormai non sei ospite, sei fisso ormai, sei dei compari, diciamo così, sei ormai dello staff, nel senso, quando vuoi naturalmente puoi e ti va di venire, sei libero di venire, sai solo che è un gran piacere averti qui, parlo a nome mio per me, ma anche naturalmente di Saius, non ho dubbi, anche di chi ci ascolta, certamente, perché è un piacere per me. E quindi non sei ospite, ma sei ormai di venire, sei libero di venire, sai solo che è un gran piacere averti qui, parlo a nome mio per me, ma anche naturalmente di Saius, non ho dubbi, anche di chi ci ascolta, certamente, perché è un piacere per me. E quindi non sei ospite, ma sei ormai dei nostri, ovviamente sempre, solo e quando tu vorrai, senza alcun obbligo, si intende, ovvio, perché è solo un piacere averti qui con noi. Infatti, come sempre, ti presento per ultimo, perché le persone più importanti, no, com'è? Il primo, la schifezza che sono io. Gianluca, dammi il titolo che lo preparo, che così Gianluca quando ha salutato, infatti, lo mando in onda. Infatti volevo dirtelo. Allora, il titolo del brano che andremo ad ascoltare di John Russell Band è il brano di quest'album, appunto, il numero, perché non lo trovo, Saius? Mancano 5 minuti a mezzanotte. Sì, eccolo qua, il numero 6, che è The Fontaine. The Fontaine, sì. E quindi Luca, manda i saluti. Ve lo consiglio, molto bello, ascoltatelo, vai Luca. Ragazzi, allora auguro a tutti quanti l'ascolto di questo brano, auguro a tutti voi una buonanotte. Mi sta producendo una frase alla Marzullo, ho detto aspetta che
attimo la lingua perché ho mandato il brano così c'è un sottofondo, Luca. Grazie. Ho capito. Ho mandato il brano così c'è il sottofondo. Bene, bene. Ah, vai, vai Luca, vai, parla, puoi parlare. Ciao a tutti, ci vediamo, ci sentiamo, anzi alla prossima. È già finito, Luca? Luca Riello. Non parla più. Sono qui, sono qui, sono qui, sono sempre qui io che ogni tanto mi addormento, visto l'orario, sono andato in stand by. John Russell Band. Ok. È il brano che state ascoltando in sottofondo, appunto di come dice Sayus, John Russell Band, The Fontaine, il sesto brano di quest'album, tratto da Jamendo.com. Vi ringraziamo per essere stati al nostro ascolto qui su Sayus Web Radio in www.sayuswebradio.net, guardabili anche nella nostra Sayus Web TV, presto anche nel nostro blog sarà a disposizione questa puntata e vi diamo appuntamento per lunedì prossimo, il lunedì 16 luglio 2012, sempre alle ore 22, dalle 10 di sera, con Gianluca, il grande e mitico Sayuz ed il nostro caro Luca, se ci sarà anche lunedì prossimo con noi, cari amici. Esattamente. Ciao a tutti. Buonanotte. Ho tolto. Buonanotte a tutti quanti, sogni d'oro. Them, the building blocks of taboos. In conversation, the demon of feelings can hide. Closing doors and keeping out the one thing you might care about. It's a product to live in.